succedendo tra le banche in crisi? Vedete, sta succedendo che una banca in crisi viene acquisita da un'altra banca in crisi. Incredibile, ma vero. E si narra, ok, tra gli operatori del settore che le direzioni di queste acquisizioni vengono date direttamente dalla Banca d'Italia. Ora, questo, ripeto, è quello che mi è stato riportato. Facciamo un esempio concreto. Sappiamo che ormai se ne parla dalla fine del 2017, se non lo sapete questa informazione ve la do subito, la Cassa di risparmio di 100 è in grosse difficoltà. Si parla che abbia acquisito, cioè abbia accumulato più di 227 milioni di euro di crediti deteriorati nel 2016 e in questo momento, credo entro l'estate, si chiuderà l'acquisizione, la fusione, chiamatela come volete, tra la Banca Popolare di Sondrio e la Banca Popolare di 100. E apro piccola parentesi se ti ritrovi per la prima volta in questo canale. Se vuoi rimanere informato su queste altre tematiche e argomenti che tratto nelle varie playlist, quindi non solo banche, ma valli a vedere nel mio canale, l'invito è quello chiaramente ad iscriverti a questo canale per ricevere notifiche non appena pubblico un video. Bene, stavo dicendo, chiusa la parentesi, che la Banca Popolare di Sondrio, che non è messa poi così bene perché dà un indice di rischio, chiamiamolo così, che poi è un indice, è inutile entrare nello specifico dei termini tecnici. Da questo indice di rischio pari all'11,5%, la Banca Centrale Europea dice che tutte quelle banche che sono sopra l'8,5% sono banche che non sono sane, sono banche che sono a rischio. Bene, la Banca Popolare di Sondrio ha l'11,5%, quindi è 3 punti percentuali sopra a questo indicatore dettato dalla Banca Centrale Europea. Bene, la Banca Popolare di Sondrio acquista la Cassa di risparmio di 100. Mi assomiglia un po' a un'operazione che fu fatta dalla Cassa di risparmio di Ferrara, banca che è fallita, poco prima di fallire. Questa banca, come se si tenesse all'oscuro di tutte le sue problematiche, cosa fece? Acquisì una banca, adesso non ricordo bene il nome, comunque un istituto di credito napoletano, campano, ok, prima di andare sull'orlo del fallimento. E si narra, si dice anche in questi casi, che gli ordini appunto arrivino direttamente dalla Banca d'Italia. Ora, questi tipi di operazioni servono per far credere ai correntisti della Cassa di risparmio di 100 che non ci sono nessun tipo di problema perché possono stare tranquilli e sereni, tanto vengono risucchiati e fusi all'interno di una banca con le spalle larghe. Allo stesso tempo, i correntisti della Banca Popolare di Sondrio, che sono a conoscenza del fatto che la loro banca ha accumulato e anche quest'anno nel bilancio ha aumentato i crediti in sofferenza, i crediti deteriorati, okay, aumentando anche se di poco gli utili netti. Ebbene, questa banca qui, anche se in sofferenza, beh, ha acquisito anche la Cassa di risparmio di 100. Quindi si dà l'idea ai correntisti che la banca non abbia dei problemi, delle problematiche. Le motivazioni che stanno dietro a queste fusioni chiaramente non sono solo queste, sono tante, ragazzi. Però questa è una di quelle più importanti. Scusate, ma mi squillava il cellulare. E quindi attenzione ai movimenti tra le banche, attenzione alla scelta degli istituti di credito giusti. E ho fatto un video che puoi andare a rivedere nelle varie playlist proprio su come scegliere l'istituto di credito migliore e l'invito è come al solito di rimanere aggiornato su queste altre tematiche su questo canale, quindi di iscriverti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!